Si tratta di un'iniziativa in carcere in Italia tra politiche securitarie e condanne internazionale organizzato dalla Camera Penale e dall'Osservatorio Carcere. È un momento delicato, è molto delicato per quella che è la situazione del carcere in Italia dal momento che vi è un sovraffollamento cronico delle carceri. Questo sovraffollamento, a modo di vedere, dell'Unione delle Camere Penali, degli avvocati penalisti, è legato in modo particolare a una ipertrofia del sistema penale, ipertrofia che conduce a questo sovraffollamento nonostante vi sia ormai da anni, secondo quelli che sono i dati statistici, un abbassamento del livello dei reati. Faccio un esempio su tutti: gli omicidi nel 1991 erano circa 1600, anche 1700, attualmente siamo scesi sotto i 500 l'anno. Nonostante ciò vi è una maggiore permanenza di soggetti all'interno delle carceri che ha prodotto tale fenomeno del sovraffollamento che è iniziato a partire dagli anni 90 e si è andato acuendo dagli anni 2000 in avanti, tant'è che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Torreggiani nel 2013 proprio per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea che riguarda le pene e i trattamenti inumani, dal momento che i detenuti in Italia avevano a disposizione e hanno a disposizione meno di 3 metri quadri di spazio cada uno. Ciò è dovuto al fatto che per esempio attualmente i detenuti in Italia sono 50.000, o meglio sono 50.000 i posti disponibili, ma sono 61.000 a fine novembre coloro i quali sono detenuti all'interno delle carceri italiane. Questo discorso ha prodotto, come dicevo prima, questa condanna con la sentenza Torreggiani del 2013, vi sono altri ricorsi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, recentemente vi è stata anche una condanna con la cosiddetta sentenza Viola per quanto riguarda l'istituto dell'ergastolo ostativo. Noi avvocati crediamo che quelle che sono le politiche securitarie, non ultima la riforma in materia di prescrizione, portano a un collasso del sistema penale nel suo complesso e in modo particolare di quello che poi è il mondo penitenziario.